dell'importanza di networking, costruire sinergie, e anni che tutto sommato se ne parla, ma di concreto nella realtà è stato fatto un po' poco. Chi sono, secondo lei, le tre figure indispensabili di supporto a un imprenditore per cominciare a fare rete seriamente? Ma sicuramente, anche perché la rappresento, l'associazione di categoria gioca un ruolo fondamentale, proprio perché oltre al supporto di tipo burocratico, di tipo diciamo così amministrativo, può anche dare, come il convegno di oggi, degli spunti, dei suggerimenti, dei contatti utili a poter poi avviare effettivamente una rete di imprese, una sinergia, un networking, come l'ha definito lei. Sicuramente le istituzioni giocano anch'esse un ruolo fondamentale, la Regione Lombardia, che tra l'altro ha dimostrato e dimostra di crederci e investendo anche, stanziando anche dei fondi, per cui è il segnale sicuramente determinante, e ovviamente gli imprenditori che tra di loro devono fare squadra davvero, crederci davvero e farlo perché hanno intenzione di farlo, come giustamente ricordava il professor Santognoli, deve essere fatto in funzione del recepire dei fondi o dei bandi, ma deve essere fatto proprio per il raggiungimento di un con una visione strategica in partenza. Ipotizziamo che lei in realtà l'ha fatto, ha partecipato a questo convegno, questo workshop, e ha capito l'importanza di fare rete per dare nuova linfa all'attività. Ecco, prima di mettersi in azione, perché poi tutto questo dovrà per forza seguire un'azione da parte del singolo imprenditore, che cosa dovrà cambiare, quali due convinzioni dovranno cambiare nella testa dell'imprenditore? L'imprenditore deve abbandonare ogni sorta di individualismo, non deve certamente pensare a fare aggregazione pensando di portare un beneficio esclusivo solo a se stesso e senza nemmeno prevedere di metterci del suo anche in termini di risorse economiche, perché sbaglierebbe in partenza e sicuramente si romperebbe col patto di fiducia con gli altri imprenditori appartenenti alla stessa rete. Sgombrato il campo da questi paletti, diciamo così, io credo che sicuramente si possa avere e ottenere successo purché diciamo ci sia disposti a rinunciare anche a qualche cosa del proprio orticello, ma in funzione del bene comune. Anche perché oggi posso rinunciare io nella rete a un qualche cosa, ma un domani potrà rinunciare un altro componente della rete a beneficio mio, quindi di fatto poi è bilaterale il vantaggio. Come può essere d'aiuto a un commerciante, un imprenditore che voglia fare sinergie, gruppi di questo tipo, il ruolo e la figura di un business coach? Ma il business coach è sicuramente importante, del resto la formazione, l'essere informati, preparati, gli spunti di riflessione, come abbiamo cercato oggi di dare con questo convegno, sono alla base di ogni cosa. Che tra l'altro l'imprenditore per definizione è colui che rischia un qualche cosa nel momento in cui avvia un qualsiasi attività, per rischiare deve essere informato, deve essere seguito, deve essere indirizzato. Quindi un business coach gioca senz'altro un ruolo importante di indirizzo, di strategia e di soprattutto ottenimento dell'obiettivo comune, che poi è il vero obiettivo che si pone tutta la filiera e tutti i componenti della rete.